Allora, coach Maranesi, una partita che oggi poteva darvi magari un'iniezione di fiducia, magari anche qualche punto, poi però Padova ha avuto la meglio. Sì, direi la partita per noi si è giocata fino a metà, sui primi due set. Dopo Arrigoni ha accusato un fastidio che alla spalla, che tutta la settimana l'ha tenuto fuori senza allenamento. Da quel punto in avanti noi abbiamo avuto un po' di problemi sia in ricezione che in attacco, per cui insomma prendiamo di positivo questi primi due set. Il primo in particolare ci lascia qualche rammarico perché avevamo un bel vantaggio, poi onore alla squadra di Padova, in particolare a Vedovotto, che in battuta ha fatto la differenza. Secondo set l'abbiamo giocato bene, sempre avanti, però poi insomma le differenze su un totale di formazione poi sono emerse. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo qui con Valerio Baldovin, una vittoria contro Milano a pieni punti, però si diceva anche con Vedovotto, non è stata una bellissima partita da un punto di vista del gioco, da entrambe le parti. Sì, abbiamo faticato tutte e due le squadre a fare cambio palla per tutta la partita. Loro, noi invece i primi due set abbiamo faticato, poi invece il terzo e il quarto abbiamo iniziato a ricevere un po' meglio e a gestire un po' meglio la fase di ricezione attacco. Sicuramente non è stata una buona partita dal punto di vista del ritmo di gioco, lo è stata dal terzo set in poi, però io sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, e nonostante il primo set abbiamo giocato tutto sommato abbastanza male, nonostante ciò siamo riusciti a portarla a casa con la pazienza, sbagliando anche poco. Il secondo set invece il rammarico è proprio quello che abbiamo commesso troppi errori a partire dal servizio, perché 7 errori al servizio in un set sono decisamente troppi, e ciò nonostante siamo rimasti in gara anche lì fino alla fine, quindi questa è sicuramente una cosa positiva, però sappiamo che possiamo offrire un rendimento molto più costante di quello di questa sera, e quindi il nostro obiettivo sarà proprio di riuscire a fare questo nel lungo periodo, diciamo. Anche in virtù della prossima partita contro Sora, che sta dimostrando di essere la squadra che ci si aspettava già all'inizio della stagione. Certo, Sora è una squadra attrezzata per il salto di categoria, siamo molto contenti di giocarla questa partita, perché è anche un po' un verificare la bontà del nostro gioco, della pallavolo che esprimiamo, che giochiamo. Lavoreremo in settimana con la massima tranquillità e studieremo i nostri avversari come facciamo sempre, e cercheremo di giocare magari con un po' di più ritmo di quello che abbiamo dimostrato questa sera, soprattutto con un po' di più pazienza in certe situazioni, perché il secondo set ci è un po' sfuggito di mano a causa probabilmente anche del nervosismo. Loro hanno iniziato a difendere parecchi palloni e noi non abbiamo avuto la pazienza di stare lì e capire che comunque non potevano reggere quel ritmo là in difesa. Nonostante tutto, questa sera Orduna ha dimostrato comunque di essere sempre un punto di riferimento per i compagni di squadra. Come valuta il suo inizio di stagione? Beh, Orduna è sicuramente un valore aggiunto per questa squadra. Anche oggi ha fatto molto bene, anche lui ha fatto molto bene soprattutto nella parte finale. All'inizio, come tutti quanti, abbiamo avuto delle difficoltà, e l'ha avuto anche lui, però è sicuramente un valore aggiunto che dà, come dire, la ciliegina sulla torta agli attaccanti che abbiamo, che sicuramente sono dei buoni attaccanti insomma per la categoria.